Capisco, sai, che vado in un cimitero e nient'altro, ma troppo caro mi è questo cimitero. Ecco tutto. Cari morti giacciono là e su loro ogni pietra parla di una vita trascorsa in tanto ardore, di tanta appassionata fede nella propria opera, nella propria verità, nella propria lotta, nella propria scienza. Questa patata è lì che di giorno quasi oppone resistenza alla pista e di notte diventa parte integrante della pista, cioè diventa un segnale perché questa la torcia che c'è di fronte attraversa le due zolle e fa un raggio che prosegue sulla pista che diventa a un certo punto quasi una costellazione e diventa un possibile segnale d'atterraggio. Fare un intervento che parlasse del luogo ma che coinvolgesse più possibile gli altri, no? Quindi poi non è più un fatto anche mio, estetico, di che faccio una scultura, faccio un'installazione, ma l'installazione è poi il pretesto per relazionarsi, per incontrarsi, e l'installazione è il risultato, è la traccia che questa relazione, anche minima, è mai avvenuta.
lavoro sul colore che si concentra su questa idea, che quindi diventa una pittura non contemplativa, ma che agisce e per la quale è necessario avere un'esperienza diretta di noi con le cose. La ciminiera della Filande, una specie di tutto nasce a seguito di questo, cioè un po' l'origine del luogo, è questo così elemento verticale architettonico. Allora il lavoro ha proprio questo titolo, che il problema è la condivisione dello spazio disponibile in architettura e rispetto al colore del paesaggio. C'è una pausa e il pulviscolo atmosferico.